La Basilicata che non ti aspetti, in pieno Parco del Pollino a Castelluccio Inferiore, diviso da due secoli da quello superiore, il barocco ha lasciato testimonianze pregevoli al centro di studi specifici dell'Università della Basilicata. Nella chiesa madre dedicata a San Nicola di Mira, risalente forse alla metà del 1200 e restaurata dopo i danni provocati dal terremoto del 98, si trovano molte opere interessanti. Un bel crocifisso del 600, una tela di Nicola Ferri dedicata alla Madonna del Rosario, l'acquasantiera e la balaustra in alabastro Cotogno proveniente da una cava locale, anche se nel dopo concilio il divisorio fra presbiterio e navata è stato malamente tagliato e spostato nelle cappelle laterali. La vera peculiarità sono gli stucchi barocchi dell'abside e delle cappelle realizzati contemporaneamente a quelli del vicino Palazzo Marchesale. Il matrimonio tra Michelangelo Pescara di Diano e Maria Sersale, appartenente a una nobile famiglia napoletana, fu celebrato nel 1686. Gli sposi vollero abbellire, oltre la propria dimora, la vicina chiesa. In quell'occasione si decorò questa sala, che è la galleria del Palazzo Marchesale, e quindi l'ambiente più rappresentativo. E quindi vediamo gli stessi stucchi del cappellone del coro della Chiesa Madre. A Castelluccio Inferiore, dunque, troviamo un raro esempio di committenza privata, orgogliosa di quello che dona alla Chiesa. Questa ha i ritratti dei due coniugi, che è anche una curiosità di vederli nell'abside di una chiesa accanto al santo patrono, e sono datati 1690, quindi una delle prime commissioni, grandi commissioni a stucco. E in Basilicata ci sono degli esempi bellissimi sugli stucchi di gusto barocco, di gusto rinnovato, quindi probabilmente questo è un maestro anche di una certa levatura, di una grande qualità, che viene da Napoli. Da varie generazioni la famiglia Conte Pitillo risiede in un'ala del Palazzo Marchesale che dopo la decadenza dei Pescara di Diano fu frazionato. Giuseppe Pitillo mantiene rapporti epistolari con l'ultimo erede che gli ha donato preziosi documenti di oltre due secoli fa. Mi ha gratificato di buona parte dei documenti della sua famiglia, ritenendo che io sarei stato il custode di questi documenti, che altrimenti ci sarebbero persi. Nella sala dominata dall'arco trionfale c'è un bel camino in alabastro su cui sono incise varie firme di stranieri di passaggio, uno è forse d'un ufficiale francese, passato di qui oltre due secoli fa. Questa casa è stata acquistata dai miei avi nel 1865 e quindi è anche a questo, se vogliamo, è un merito, diventa un merito anche questo, anche se non è stata costruita da noi. La chiesa di San Nicola di Mira è un esempio fondamentale nella storia del barocco in Basilicata. In Basilicata il fenomeno del barocco è un fenomeno molto interessante che si sta studiando e riscoprendo proprio in questi ultimi anni. E quindi Castelluccio dà delle grandi sorprese da questo punto di vista, con degli stucchi che hanno una datazione molto precoce. Io conosco prima di questi gli stucchi di Tricarico della cattedrale, che sono a metà del 600, e poi questi sul 90. E c'è un gusto già rinnovato, è quindi interessante capire che sono prima i vescovi e poi in questo caso già una famiglia che si adegua al gusto nuovo, questo gusto di grande magnificenza, questa idea anche delle arti sorelle che concorrono tutte a una grande magnificenza, quindi la pittura, la scultura, le arti plastiche, è un po' l'idea del bel composto che aveva Bernini e che aveva sperimentato a Roma e che a queste date di 600 avanzato arriva anche, diciamo, nelle periferie e nei luoghi, diciamo, più defilati come anche Castelluccio. Non solo natura dunque nell'area del Parco del Pollino. Sul Pollino c'è un buon turismo culturale, turismo anche straniero del nord Italia, che si muove non solo per fare la scampagnata, ma si muove perché vuole conoscere il Pollino in tutti i sensi, compreso la parte, diciamo, urbana.